prima il si videoclip. Trovano. Sì, pensavo fosse esclusivamente un regalo che hai fatto a noi. Io pensavo un po', come dire, ero lusingato. Ancora non vabbè, posso. Però è la prima volta che passa in radio. Sì. Allora, vedi. Un applauso, Rassa, allora che ci ha fatto questo regalo, dai. Lo meriti. È una delle prime volte, dai, non è probabile. Diciamo così, però sì, dai. Oh, è un pezzo abbastanza nuovo, ripeto, prodotto da Bantustan Corporation, il rhythm che è dubstep, è una cosa nuova per me e mi è piaciuto. Allora andiamolo ad ascoltare e poi parliamo dei contenuti The Peaks. Si capisce abbastanza. Rassanto, Bantustan Corporation. The mother peak, peak, peak. The mother eat our food. The mother did, did, did. The mother getting richer than me. So do you know the moon from God? Every man, everywhere. While the rain is still cold, now the devil is there. Everything started from the noise of the bus, of the slum. The mother control of all the from the banks to the markets. There's a group of special persons. The mother wanna give to the people their best lessons. Decision. They don't care about the damage of pollution. They can't abandon them globalization. They recognize only them banks domination. We don't wanna deal with evil creations. We don't wanna deal with dirty corporations. There's a group of special persons. Them I wanna give to people their bad lessons. About your life, your food and your religion. They don't care about the damage of malnutrition. Them are the big, big, big. Them are eat our food. Them are the deep, deep, deep. Them are getting richer than we. Them are the big, big, big. Them are eat our food. Fire.
Big Bamboo, Dottor Zivago, abbiamo ascoltato The Pigs con Rasanto, Bantustan Corporation. Allora, vuoi spiegarci qualche contenuto riguardo a questo brano, Ras? Beh, brano, diciamo video, che io immagino un pacchetto completo, no? Un brano e video, sì, come dice. Beh, è un pezzo che già il titolo la dice tutta, The Pigs, intende proprio parlare dei maiali che ci comandano e che ci controllano soprattutto. Ogni riferimento è puramente casuale, quindi io quindi non vorrei andare già oltre, immaginavo però che... già ne ho parlato prima per tante cose, insomma non è che sono molto affascinato dai politici. Vabbè, insomma, poi, vuol dire, poi tocchiamo come con mano, quindi vuol dire se parte delle responsabilità della crisi economica. Ma poi, qualcuno ha voluto che ultimamente faccia un lavoro, tra l'altro, dove sto a contatto con loro, cioè non so se lo sai, ma io faccio Gazebo. È un programma su Rai 3 e ormai Alfano è diventato quasi un amico. Assolutamente sì, però diciamo che è tutto per gioco, anzi non diciamo è tutto per gioco, chiaramente tu ti confronti con la classe politica, è divertente perché veramente e dici la tua, capisci in che mondo ti trovi e quando stai lì vicino comunque sì. Non la anche che tipo di persone, come no? Io non sapevo questa cosa. Vado in onda su, tra l'altro ho cantato su Rai 3 in diretta con una band da paura che sono comunque Bob Angelini, Daniele Coffi, Rossi e altri personaggi di spessore, musicisti che suonano, allora, su Rai 3. Al di là del tuo spessore musicale che già conosco io, mi stupisce il fatto, cioè mi ha divertito l'atteggiamento che hai adoperato nel dire che ti confronti spesso. Purtroppo sì, cioè, ormai sono arrivato ad incontrare sarcasmo, Mr. B, un po' sarcastico, che io in altri casi avrei forse fatto qualcos'altro, ma purtroppo lavoro e sono impartial in questo caso, quindi mi tocca stare lì fermo e ho visto addirittura gente come Giovanardi a 20 centimetri da me e non sai quello che mi è venuto in mente, però non potevo fare niente perché e allora è facciamo un'altra prova a Rasso che stasera speciale, è una forma crullo. Splendida, però diciamo che un lavoro così divertente non l'avevo mai fatto e quindi ringrazio Dio per questa opportunità. Altro nuovo brano, quindi Never Lose Your Way, Rasanto feat. Dabba Sound. Never get away, never lose your way. Never lose your way.
Never Lose Your Way, Rassanto featuring Da Bass Sound. Saluto Ras Beppe, che è un grande fratello Rasta, tra l'altro, che Sound, essendo toscano però comunque vive qui a Roma e porta avanti Spread the Message. Già, e allora Rasta, hai portato il reggae in TV, e quindi noi te ne siamo infinitamente grati. Beh, spesso c'è il mio zampino, diciamo, soprattutto almeno per quello che ho potuto, modo, Roy, in Holly modo Cook. Ironico, divertente, satirico. Oltre io personalmente che faccio questa cosa, che è nato tutto per caso tra l'altro, ma oltre a questo mi sono divertito anche a proporre alcuni artisti agli autori, al presentatore, che è un grande appassionato di reggae music, che saluto, Diego Bianchi, per caso. Ma credo che non è impossibile che mi sta sentendo. Sarà comunque divenuto appassionato di reggae. Sì, no, era già un appassionato. E quando ci sono gli approfondito. Artisti, quando ci sono gli artisti che si possono proporre, io lo faccio presente. E lui è sempre molto entusiasta. C'è Rasta, diciamo, dietro, che sta operando in maniera sommersa. Sono un Rasta e reggae ambassador. Ha una grossa, diciamo, influenza, un grosso ascendente. Reggae ambassador. Ha un grosso potere in televisione. Rasta. Un grande no, però. Grandissimo. Mi diverto io comunque. Certo. È una cosa che amo, fare musica reggae, proporla e vederla in televisione per me e per tanti altri personaggi, persone che conosco, è stato proprio una soddisfazione, no? Una grandissima soddisfazione, sì, motivo d'orgoglio soprattutto. Non è facile sentire reggae, Rastafari in televisione. L'ultima puntata c'è stata Janine, la penultima. È anche un modo di dare supporto, insomma. È un'altra grande segui artista, la stessa linea che seguiamo noi, e quindi sei totalmente appoggiato. Ma torniamo quindi per tutti coloro che ci ascoltano o la prima volta o si sono connessi da poco, all'8 maggio al Lion Club Lungotevere dei Mellini, B-Bamboo Network incontra i due sound rap e reggae. A seguito ci saranno moltissimi artisti, circa 13-14 artisti. Ras, questa sera ospite fra noi, sarà uno degli artisti presenti al Lion Club l'8 maggio, in una live session che si alternerà tra rap e reggae. Una serata nuova, un evento, come dire, un evento alternativo, un laboratorio musicale, direi, oserei dire. Che ne pensi di questo termine, di questo concetto va che bene, uso io? Laboratorio musicale, perché per me è una cosa nuova. Sicuramente si fonderanno diversi artisti, come diverso tipo di musica, come ci sarà, penso. Comunque l'unione fa la forza, one we are. Ed è la linea che, insomma, seguiamo da moltissimo tempo, sin dagli inizi dello sviluppo di questo format, assieme agli ospiti, e abbiamo proseguito e sviluppato questa nuova idea. Speriamo che questo progetto vada in porto e abbia un seguito, quindi Sista Nameli, Shaki. Shaky, shaky, but I don't fall out. I'm shaky, 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 and I see the rainbow. I'm shaky, 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 and I forget Babylon. I'm shaky, put the teen strings, yes. I'm shaky, 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 but I don't fall out. I'm shaky, 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 and I see the rainbow. I'm shaky, 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 and I forget Babylon. I'm shaky, put the teen strings, yes. Watch me now. My lack of confidence is a cause of all of my troubles. I don't believe in a sister because I know that is the fable. The